C'era una volta un pastore che viveva con il suo gregge in una casetta di campagna. Una mattina, mentre era al pascolo, vide un cucciolo di lupo solo e tremante ed intenerito lo prese con sé e lo portò a casa. Decise di allevarlo assieme ai suoi cani e una volta cresciuto lo mise con loro a governare le pecore. Se capitava che un lupo rapisse un agnello, egli lo rincorreva assieme ai cani. Se però i cani non riuscivano a stargli dietro e rinunciavano, egli continuava ad inseguire il lupo e dopo averlo raggiunto, in quanto suo simile, si faceva dare la sua parte di preda. Dopo aver mangiato, tornava dal gregge facendo finta di nulla. Capitava anche che se non c'era nessun lupo a minacciare gli animali, fosse egli stesso a prendere di nascosto qualche pecora e a dividerla in disparte con i cani. Dopo qualche tempo, il pastore, insospettito, decise di nascondersi per spiare il lupo e lo colse in flagrante. A quel punto, infuriato, disse: «Dopo tutto quello che ho fatto, questa è la tua ricompensa, non meriti più il mio bene», e lo uccise davanti ai cani atterriti. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che chi ha una natura malvagia non può sviluppare un carattere onesto. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.